Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Minneapolis, proteste per la morte di George Floyd. Trump invia 500 uomini della Guardia Nazionale pronti a sparare, ha detto. La CNN denuncia arrestato il nostro giornalista di colore. In fiamme la stazione di polizia. Il presidente USA ha denunciato in un tweet la totale mancanza di leadership a Minneapolis. Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che i militari sono con lui fino in fondo. Ha scritto appunto in un post finito nel mirino della piattaforma di Jack Dorsey, che l'ha segnalato per esaltazione della violenza. George Floyd, la situazione, è stato un giornalista ispanico della CNN che è stato arrestato in diretta durante la protesta. La TV dice violazione del primo emendamento. Nella guerriglia urbana di Minneapolis è finito anche la stampa. Il corrispondente Omar Jimenez è stato fermato e ammanettato dalla polizia insieme alla sua troupe mentre stava filmando un arresto in una zona poco distante dal commissariato dato alle fiamme durante la scorsa notte. Rilasciato dopo un'ora, ha spiegato che gli agenti non hanno chiesto scusa. Il governatore del Minnesota dice inaccettabile. Regioni attesi nuovi dati dall'Istituto Superiore della Sanità sul monitoraggio. Brusaferro ha detto ripresa mobilità sarà una sfida. Scienza prevede seconda ondata in autunno. La decisione sulla riapertura dei confini dal 3 giugno continua a dividere i governatori. Solinas difende la sua proposta di un passaporto sanitario. Dice una cautela in più, ho solo chiesto un certificato. Bonaccini, che è contrario, dice inutile ora lavorare tutti insieme ed evitare le accuse. L'altro fronte è la Lombardia. Gallera ha detto per capire evoluzione contagio c'è la data chiave, appunto è l'8 giugno. Sempre sul coronavirus, la Grecia riapre ma dice no agli italiani, forse se ne parla a luglio. Pure Austria e Svizzera non vogliono riaprire le frontiere. Diversi paesi quindi dell'Unione Europea e non hanno espresso timore di fronte alla possibilità di riaprire i confini con l'Italia. E per Vienna alcune regioni italiane sono ancora un focolaio del Covid-19, per Berna i viaggi sono sconsigliati. Tra i 29 paesi che la Grecia vuole accogliere ci sono la Corea del Sud e l'Australia. La Croazia dice sì, ma mette il paletto della prenotazione alberghiera. Notizia da Napoli e dalla Campania. Fase 2 in Campania, De Luca dice che De Luca è contro tutti, dice governo è responsabile sul voto, da De Magistris uscite a Capocchia. Sulla scelta della data delle elezioni regionali il governo ha assunto posizioni francamente irresponsabili, lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che la data delle elezioni la fissano le regioni e non il governo nazionale, ma il governo, ha aggiunto De Luca, ha escluso 2 mesi fa, nel pieno dell'epidemia, che si facessero le elezioni prima di settembre. Nel frattempo in Italia abbiamo aperto tutto, i negozi, i centri commerciali, le palestre e le piscine. Insomma, diventa francamente ridicolo in queste condizioni impedire che si vada a votare da qui a 2 mesi, perché la proposta delle regioni è che devono andare a votare e votare l'ultima settimana di luglio fra 2 mesi appunto. Napoli, la protesta in piazza dei giovani medici, via il camice contro l'imbuto formativo. Un lenzuolo bianco di camici lasciati da decine di giovani medici campani davanti alla sede del Consiglio regionale. Un gesto simbolico preceduto da una breve assemblea e da un minuto di silenzio per le vittime di Covid ha visto protagonisti appunto stamattina una delegazione di neolaureati in medicina che hanno manifestato contro l'imbuto formativo, ovvero la carenza di borse di studio per specializzanti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso parte la ciclopolitana, la città a misura di bicicletta, percorsi dai quartieri e al centro storico, collegamenti con gli itinerari cicloturistici più importanti della Marca e cartellonistica dedicata. La nuova ciclopolitana di Treviso si ispirerà alle reti delle grandi città del nord Europa, puntando su mappe intuitive e immediate. Ogni linea avrà un colore definito e in concomitanza delle varie fermate verrà segnalato il collegamento con il percorso vicino o la prossimità a luoghi di interesse turistico e paesaggistico.
Treviso, lavoro nero e sicurezza zero. Il blitz del NAS nel laboratorio Lager è stato denunciato. Un cinese, 8 operai, compresi 2 clandestini senza documenti, trovati al lavoro in condizioni da brivido in un edificio ristrutturato abusivamente per tenerli segregati. Fondi del governo ai comuni alla marca 8 milioni di euro. Variati, dice, in liquidazione i primi 900 milioni di euro per i comuni italiani, oltre 83 milioni di euro per il solo Veneto, un segnale tangibile di efficienza e di rapidità. Nuova ordinanza di Zaia, mascherine solo al chiuso o a meno di un metro. Il provvedimento sarà in vigore dal 1 al 15 giugno, case di riposo riaperte, visitatori e nuovi ospiti. Saranno riaperte appunto le case di riposo a visitatori e nuovi ospiti, e ci saranno norme più semplificate per i centri estivi, e riaprono anche le terme. Banca del plasma, prima donazione di una paziente guarita da Covid-19. Il Veneto ha attivato primo a livello nazionale la banca del plasma, invitando alla donazione tramite una lettera mandata a circa 3.000 pazienti che hanno superato il coronavirus. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia, centri estivi anche da 0 a 3 anni, no all'obbligo dei tamponi. Sono le principali novità delle linee guida per la riapertura delle attività per i bambini e ragazzi in regione. Apertura dei centri estivi anche per i bambini della fascia 0-3 anni ed eliminazione obbligatoria del tampone. Ma anche definizione del rapporto numerico tra bambini ed educatori. Per la fascia 0-5 anni un educatore ogni 5 bambini, per la fascia 6-11 anni un educatore ogni 7 bambini e il rapporto sale a 1-10 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. E poi misure di sicurezza stringenti inserite in un patto di corresponsabilità tra genitori, gestori ed enti pubblici, a cui si aggiunge l'accoglimento dell'ipotesi con la quale anche i volontari possono prestare servizio a patto che abbiano almeno 16 anni. Nucleo patrimonio culturale, sono stati sequestrati 3 milioni di euro. Tra le principali operazioni dei carabinieri, il recupero di una cinquecentina finita in Spagna e la scoperta di una serie di falsi di Lucio Fontana. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine presentano appunto l'attività operativa relativa al 2019. I militari hanno competenze territoriali su Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ma hanno svolto attività di polizia giudiziaria anche al di fuori di quest'area, con particolare attenzione agli esercizi specializzati e alle piattaforme di vendita online. Sacile, ricerche in corso per una persona scomparsa, si teme possa essere caduta nelle acque dell'Ivenza. Sul posto l'elicottero e l'unità fluviali. I vigili del fuoco di Pordenone sono stati allertati nella tarda mattinata dai carabinieri di Sacile per il soccorso ricerca di una persona a Cavolano che si ipotizza possa essere caduta nelle acque dell'Ivenza in corrispondenza del cavalcavia autostradale. Cade dal lucernaio, operaio muore sul colpo. La tragedia nel primo pomeriggio, un'azienda di Medea è caduta dal lucernaio, questo operaio che è morto sul colpo, in un infortunio mortale appunto nel primo pomeriggio in un'azienda di Medea. Un operaio che stava lavorando sul tetto del capannone dell'impianto produttivo è caduto per cause in corso di accertamento da un lucernaio. È precipitato cadendo da un'altezza di circa 8 metri ed è finito su un macchinario. Dell'impatto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova. Rifiuti stoccati senza autorizzazione e aria sequestrati. I controlli dei carabinieri del NOE hanno portato alla denuncia del direttore di uno stabilimento di Monfalcone. Proseguono senza sosta i controlli del territorio in materia ambientale da parte del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Udine, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti da parte delle aziende locali. Bene cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.